Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 9 giugno, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Partner e amici in buona sintonia. Finalmente, in barba alla luna all'opposizione, il partner e gli amici oggi si vedono di buon occhio, pronti a trascorrere una piacevole serata insieme. Punto interrogativo sui figli. Dopo le ultime distruttive esperienze, le piccole pesti starebbero bene dalla nonna, ma vi dispiace tenerli a distanza anche stasera, con l'ultimo giorno di scuola da festeggiare tutti insieme. Già li vedete così poco e hanno tanto bisogno di voi. Mezz'oretta di raccomandazioni prima di raggiungere il gruppo, decidendo di accettare il rischio, sostanzioso con Urano in quadratura al vostro inquilino Marte, già di per sé infiammabile. Svecchiatevi, dunque, e con voi anche look e atteggiamento, date la mano al partner e fate un giro in centro o se li avete a portata di mano al parco o in spiaggia, tornando più ragazzini dei vostri figli. Freddezza nei sentimenti, un periodo in cui, a causa di basi povere di sentimento e amore, il vostro rapporto potrebbe risentirne. Aridità sentimentale e vuoti di affetto frequenti. Consigli sbagliati ricevuti o che si riceveranno. Qualcuno vorrà darvi dei consigli ad ogni costo, molti dei quali completamente sbagliati. Buone notizie in amore per i single, all'improvviso scoprirete di essere importanti per qualcuno. Si tratta però di capire quanto sia importante questo per voi. Mercurio si oppone ad ogni comunicazione con gli altri. Non forzate la mano e cercate di trascorrere la giornata in modo spensierato e senza particolari patemi se qualcuno vi trascura. Buone possibilità di incontrare qualcuno che non vedete da tempo, mettete da parte però ogni polemica del passato e se davvero vi interessa ancora cercate di mantenere i contatti. Bene i nati di lunedì che avranno una giornata quasi indimenticabile, Luna e Venere sono favorevoli. Molte questioni lasciate in sospeso nelle ultime settimane potrebbero trovare la giusta e inaspettata soluzione. Forti emozioni e sbalzi di umore. Tanto lavoro anche in casa. Non stancarti troppo. Pigrizia. Energie basse. Attenzione ai raffreddori. Copriti bene. Stai lontano da bugie e pettegolezzi. Potrebbero danneggiarti. Se state cercando un modo per stressarvi meno la sera. Cancellate un po' di amicizie inutili sul vostro Facebook. Ne guadagnerete in salute. Intuito. Fantasiosità. Segui con maggiore attenzione i tuoi figli. Ti esprimerai bene. Sarai elegante. Creatività. Importante oggi ascoltare la musica. Punto imprevisti che ti potranno fare innervosire. Sii paziente e tollerante. Quanto più gravi possano essere i vostri problemi finanziari. Cercate di non farli pesare su chi non può entrarci nulla. Evitate di fare le maggiori transazioni, se i vostri soldi o il vostro cuore sono preoccupati. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli. In questa giornata potreste mandare un messaggio sbagliato a coloro che vi hanno chiesto per lungo tempo di essere sinceri e di non mentire. Un quadro astrologico in cui dovete dare prova del vostro coraggio. Della vostra eccellenza in ogni campo. La Luna e Plutone transitano dissonanti in Acquario, mentre Giove, Mercurio e Urano sono ostili dal Toro. Vi è necessario essere prudenti, rigorosi, razionali. Il Sole nel segno amico dei Gemelli e Marte, proprio nel vostro segno, il Leone, sono i carburanti di energie vitali inesauribili, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e nella seconda decade. Vi saranno colpi di scena inaspettati, vi faranno inserire in situazioni che non pensavate potessero accadervi, specie nell'ambiente familiare e sociale in genere. Meno male che Marte battagliero abita nel vostro segno, distribuendo schiaffi a tutti quanti. Non agli umani, si intende, ma ai suoi compagni astrali, la Luna all'opposizione e Urano in quadratura. Salvo solo il Sole. Con lui disputa un'allegra partita a tennis o a pallone, fermo restando che si arrogherà il diritto di vincere anche se i fatti nella realtà vanno in senso contrario. Quando si è potenti si dispone di tutti quanti facendo il bello e il cattivo tempo, ormai è storia vecchia,
dall'epoca egizia fino alla nostra. Politica, religione, finanza, ovvero il potere, decidono le sorti del mondo e soprattutto della gente, appunto la luna acquariana all'opposizione, che stavolta potrebbe anche dire no. Amore ed Eros. La passione è un'altra cosa, ma se vi basta un'intesa profonda, fondata su interessi culturali e valori comuni, allora ci siete, la persona che avete accanto è perfetta per voi. Se vi dà contro ogni tanto vi diverte, ma mai troppo a lungo, dopo tutto il capo siete voi e pretendete rispetto. Attenti, esistono tanti sistemi per dominare e non è detto che voi li conosciate proprio tutti. Venere transita nel vostro segno e una passione che vi prende nell'anima e nel corpo sta nascendo. Ne sentite tutto il suo potente inizio, specie se nati nella prima decade. Plutone pur dissonante vi aiuta a gestire i bollenti spiriti cercando di non farvi portare troppo fuori dalla realtà. Questa ipotesi previsionale tende ad essere più incisiva se siete nati tra il 27 di luglio e il 5 di agosto. Lavoro e denaro. Sul lavoro in conflitto di poteri e di interessi si fa ancora più urticante, vince chi sta più in alto nella gerarchia e non degna gli altri nemmeno di un'occhiata. Gli altri vi fanno da specchio, riflettendo quei lati del carattere che preferireste ignorare, la supponenza, l'autoritarismo, la megalomania e quel filo di teatralità che vi farebbe sorridere. Se non appartenesse proprio a voi. Ecco perché oggi siete così litigiosi, guai a trattare affari in giornate come questa, tutta schermaglia e nulla di fatto. Il vostro impegno professionale non si discute. Voi, però, in questo momento sembrate un po' più apatici e senza stimoli. Datevi obiettivi e mete ideali da raggiungere, specie se siete nati nella terza decade. Benessere. Qualche problemino all'attivo, dalla sensazione di stanchezza a quella di gonfiore, sintomi sempre più evidenti di uno stato infiammatorio. Se riguarda l'addome forse avete dimenticato le vostre intolleranze, ma se a gonfiarsi sono gambe e piedi. Sorvegliate la circolazione, risente del rialzo delle temperature. Per lei, nulla da temere, lui è un campionario di fedeltà. Tuttavia a quell'oca giuliva che gli gira intorno vorreste dirgliene quattro. E lo farete, a voi la dialettica non manca, a lei, invece, sì. Per lui, la vostra lei è proprio in gamba, amorevole coi puppi, simpatica con gli amici, tollerante con voi, anche quando vi meritereste una scenata, ringraziatela di esistere. Colore delle emozioni, arancione. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 9, finanze, 5, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.